Salve a tutti in Davio e bentornati in Mega Battle Network 2. Siamo alla seconda puntata. Nello scorso episodio avevamo iniziato il gioco, e avevamo scoperto che c'era stato un problema a casa di Yai con, a quanto pare, l'impianto di... con l'impianto di riscaldamento dell'acqua a gas per qualche motivo. Lei è lì dentro, infatti, questo è il bagno. Quindi dobbiamo fare un jack-in ovviamente nell'impianto. Lo facciamo immediatamente. E ci troviamo così nel primo dungeon del gioco. Praticamente allo stesso modo in cui c'era quello di Fireman nel primo. Nel forno di Lan. Qui siamo nell'impianto. Nell'impianto a gas di Yai. Allora, possiamo capire da questo che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo passare dall'altra parte quando è passata la nuvola di gas, perché sennò veniamo spinti indietro. Quindi 1, 2, 3, 4. Richiede un tempismo abbastanza preciso. In questo caso non è necessario, perché possiamo passare di là, però se ci riuscite, io consiglio di fare in quel modo. Ecco, vedete, per esempio qui dobbiamo passare dall'altra parte. 1, 2, 3. Lo dico ad alta voce perché sono abituato in questo modo. Poi ovviamente fate voi. Eliminiamo quello lì. Qui purtroppo ci troviamo con il gas contro, quindi il tempismo è un po' più difficile. O meglio, col gas a favore. 1, 2, 3. Vedete, cioè, praticamente appena è passata la nuvola dobbiamo passare a noi. Alla fine è la stessa cosa dell'altro, però dall'altra parte. Voilà. Ok, quindi dobbiamo passare di qua. Gasman è ancora lì. Vegan, non ci faccio niente. Uno. Due. Qui abbiamo una maniglia da attivare e così passiamo di là. Qui abbiamo un primo B-Tank, adesso sappiamo come si chiamano. Lui ha un po' più di vita degli altri che abbiamo incontrato fino adesso.
Ok, attiviamo così il ventilatore e leviamo di mezzo il gas. Ok, Dex va a sbloccare la porta e nel frattempo noi continuiamo. Ok, quello che avevo visto era il prog. Perché ogni tanto io noto quella che sembrerebbe. Quelli che sembrerebbe dei dati misteriosi, come quelli là. Preoccupare Glide, che adesso e via. Sempre che non di, sempre che non è il massimo. Ok, questo è un po' più difficile perché devo farlo adesso e otteniamo un bug frag. Questi bug frag sono nascosti in dei dati misteriosi, sempre fissi e sempre in posizioni abbastanza difficili. Allora, io non so neanche se ci posso arrivare dall'altra parte, però... Sì, ci posso arrivare. E così otteniamo Mini Energy. Come vedete questo è il primo sub-chip che otteniamo e recuperiamo 50 punti vita utilizzandolo. Ora, io tendo proprio a non usarli, i sub-chip, perché di solito ho sempre i chip di recupero pronti. Adesso potrebbero servire, perché in questo momento questa combinazione di nemici è abbastanza forte, perché non ho chip forti a lungo raggio. Qua con 80 punti vita possono essere un problema, però alla fine neanche così tanto. Ah, otteniamo mini bomb da loro. Cioè, normalmente so che dovremmo ottenere un altro chip. Qui c'è un HP memory. Ok. E adesso li eliminiamo tutti e due. Che maestria, che stile. Ma io dovrei arrivare dall'altra parte, no? Cioè, devo passare oltre quei due. Che alla fine è niente di così particolare. Allora, qui possiamo notare immediatamente che il Buster è stato rallentato rispetto a Battle Network 1. Battle Network 1 era indubbiamente più veloce. Guard già ce l'ho così, no? Sì, che tra l'altro è Met Guard, non Guard.
perché è proprio la difesa del metal, del Metaur. Ah, e lì abbiamo addirittura il primo Windbox. Quello è un chip che ci spinge sempre indietro. Come vedete, noi andiamo avanti, però quello continua a spingerci. Possiamo al massimo attaccare una volta e poi veniamo spinti. In questo gioco soprattutto è un chip abbastanza noto, diciamo. Allora, come ci dicono, Yai aveva un ventilatore da qualche parte, o comunque un ventaglio. Dov'è? Allora, questa è ovviamente la camera di Yai, qui c'è il ventilatore. Questa volta possiamo vedere anche il resto della casa, tra l'altro. Con il metodo meno comodo possibile, togliamo di mezzo il gas. Quello però non credo che ci riusciremo. Ci riusciamo. Però torna. E infatti lì c'è un problema un po' più grande. Ma salta fuori un Navi. Ovviamente noi andiamo subito. A mostrargli che cos'è il potere. Beh, subito più o meno. Abbiamo in mezzo ancora qualche nemico. Uno, due. Tre. Ci prendiamo un altro tipo di potenziamento, un Regap 1. Questo aumenta la memoria del chip regolare di 1 MB. Ok, qui attiviamo un'altra bombola, credo. Un emettitore di gas. Salviamo ovviamente, anche se il boss è facile. E guarda un po' chi è nell'operatore, quel tizio assolutamente non sospetto che si era presentato. Che voglia prendere Yai in ostaggio. Non ci sta bene. Di conseguenza questo uomo da 300 punti vita farà una brutta fine. Allora, rubiamo la sua area. Questo è il suo attacco principale, praticamente. Può o stare di fronte a noi e lanciare un tornado. È vero, dimenticavo, ce n'è un altro. Oppure fare questo qui, in cui uno, almeno uno dei suoi tornado sarà più lento. Questo qui invece ne crea due sulla nostra arena, e dobbiamo fare attenzione più che altro dove compaiono,
e poi si muoveranno verso di noi. Però, livello 8 per il primo boss, niente male, considerando che non ho ancora i chip forti. Ok, attiviamo così il ventilatore e salviamo Yai dalla sua situazione. Si sveglia e ha dei problemi evidentemente con il fatto che Lan potrebbe averla vista senza vestiti. Diciamo sempre le cose nel modo più family friendly possibile, YouTube. Dai, eh? Però a quanto pare l'ha portata a Mail. Quindi purtroppo per Lan, come dice lei, non ha avuto l'occasione. Qui purtroppo io avrei doppiato i dialoghi, però non saprei proprio come farli simultaneamente a tradurre, come sarebbe. Non hai. Ti sei perso l'occasione di vedere Mua nuda. Cioè. Non sono in grado. Serve qualcuno. Magari con una voce meno maschile della mia. Ok, nel frattempo. Arashi. Tempesta in giapponese. Chiama qualcuno. A quanto pare non è andata come previsto, ovviamente. Però Gospel non perdona. Gospel è proprio la mafia del la net mafia. E lui ha avuto la sua ultima possibilità. E muore, o meglio, no, non credo che muoia, non mi ricordo, sono abbastanza sicuro che ricompaia dopo questo tizio, anche perché non credo che, cioè, veramente mostriamo uno che viene fatto esplodere così sullo schermo. Vediamo, sempre per curiosità, so dove ricomparirebbe in caso. Sarebbe nella, come si chiama, ecco qua, Battle Chip Challenge, lui ricompare, quindi evidentemente quella bomba non ha funzionato molto bene. Ci prendiamo il suo codice del PC, sempre nel modo più gentile possibile. Allora, magari facciamo i check-in vari più avanti. Adesso tornerei a casa, però giusto una verifica. Possiamo affrontare Gutsman e questo lo facciamo. Tanto Gutsman è praticamente uguale a come era in Battle Network 1. Solo che la sua onda d'urto, come vedete, funziona in modo leggermente diverso. Forza. Vieni qui. E ci prendiamo così anche Gutsman G. E ci prendiamo pure il suo codice.
possiamo vedere un po' di cose, il suo PC. Questa volta possiamo fare il check-in nel suo PC. Giusto una cosa sempre però, vorrei fare un salto qui dentro. Questo qui è un comp space come quelli che abbiamo visto diverse volte in Battle Network 1. Qui però abbiamo una situazione un po' diversa dal solito, perché qui non c'è il pavimento. Cioè, qui il pavimento c'è solo in alcuni posti, e visto che lo sfondo è bianco è anche un pochettino difficile da capire. Mini bomba asterisco. Niente male. Uno. Non funziona, eh? Non c'è attack plus. Perché non ci dovrebbe essere attack plus su guard? Comunque è un attacco. È rischiosa come mossa questa. Però come vedete, se finiamo una battaglia abbastanza bene, anche se abbiamo perso punti vita, può capitarci un HP max. Adesso possiamo anche fare il check-in qui dentro, quindi lo facciamo. E poi direi che possiamo chiudere l'episodio. Lo facciamo un po' più corto questa volta, però comunque. Perché doveva essere bianco del tutto lo sfondo, però? Cioè, metticela un minimo di animazione, no? Almeno farlo di un altro colore. Anche perché sembra che ci sia uno sfondo dietro. Avete visto quando quando finisce la battaglia? Sembra che per un momento salti fuori uno sfondo. Aia. Ok, qui abbiamo praticamente finito. Otteniamo una mail. Ecco qua. Qui abbiamo un una notizia sull'esplosione. Solo che non ci sono dei feriti notati. Quindi neanche ferito. Ok, non possiamo fare il check-in qui dentro. Non ancora, almeno. Credo che più avanti diventi possibile. Ok, e a questo punto andiamo a dormire. Così iniziano le vacanze e ci troviamo a non sapere che cosa fare. Così possiamo andare o sulla spiaggia o al campeggio. E decidiamo di andare al campeggio. Io non mi pronuncio su questa sua decisione perché purtroppo non ho
Non ho esperienze a riguardo. No, non purtroppo, perché non voglio farlo. Ok, e dovremo andare a chiederlo a tutti. Però, visto che abbiamo fatto Airman, questo episodio si conclude qui. Quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto, entrate, iscrivetevi, lasciate un like, condividete il video. Se il video vi è piaciuto, mettete un commento, se sono un piacere, per scoprire il contenuto. E noi ci vedremo nel prossimo episodio di Mega Man Battle Network 2. Ciao a tutti!